un bilancio di questi 3 giorni. Allora io direi che la provincia, il comune ha dato la risposta che aspettavamo, abbiamo avuto un sacco di persone dai paesi limitrofi come Lentini, Carlentini, Priolo, Sortino, hanno fatto comunque il loro contributo. Sinceramente non mi aspettavo così tante persone anche del paese, che di solito snobbano gli eventi nostrani e vanno oltre Manica senza problemi, però se si devono spostare di un angolo si creano quel dubbio, quel timore di non trovare quello che si aspettava. E devo dire che la risposta è stata positiva, come ho già appena detto, grazie anche agli organizzatori che sono stati fantastici, nei minimi dettagli hanno curato tutte le possibili sfaccettature che c'erano da fare. L'unica cosa che posso fare è complimentarmi col comune, mi auguro che possano essercene altre, in modo che sia il borgo di Bruculano, che comunque fa parte della frazione di Augusta, sia stesso il nostro paese, che dovrebbe essere più valorizzato come moltissime altre isole nel mondo che hanno tanto turismo e tanto benessere, che a noi farebbe bene, visto che comunque siamo in Sicilia, mancano le infrastrutture, mancano altre cose che poi vengono comunque finanziate da qualcosa che ci vuole, che porti i soldi, se non è l'industria è il turismo. Magnificato il pescato, soprattutto il pescato locale, qual è stata la pietanza che ha riscosso più successo che voi avete preparato ai vostri avventori? Allora, noi abbiamo preparato un gambero rosso, servito sia crudo che cotto, caramellizzato con del succo d'arancia, che comunque è nostrano, e arricchito con dei pomodorini disidratati al sole, quindi non sono salati, sono dolci. Questo, diciamo, combo tra il dolce e il salato l'abbiamo arricchito con del crumble di pan grattato, sempre all'arancia, che comunque è tutto chilometro zero. Di conseguenza è il miglior modo di poter valorizzare il nostro territorio. Il gambero non è quello rosso di Mazara, ma è il nostro gambero rosa di Siracusa, che comunque è anche a un livello abbastanza alto.